What is up? Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Joe e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, ho un sacco di cose nuove da raccontarvi, quindi sedetevi comodi con i vostri biscottini, caramelle, cioccolatini, bibite gassate e bibite zuccherate, perché devo raccontarvi un sacco di cose strabelle e strafighe per questo periodo di Halloween. Ma prima di cominciare ragazzi, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi sarebbe piaciuto e soprattutto condividete dappertutto. Siamo per partire a fare un'esperienza incredibile, raga. Benvenuti in questo nuovo video. Voglio raccontarvi un botto di cose, ragazzi, ma la prima più bella in assoluto è che ho scoperto una cosa, raga. Ho scoperto che vi voglio sempre più bene. State arrivando in tantissimi, vi state iscrivendo veramente in un botto. Grazie, grazie di cuore per quello che fate per me. E quindi, detto questo, non mi resta che ringraziarvi. Ma volevo dirvi invece un'altra cosa che è, diciamo, bella, ma meno bella. Non so, decidete voi se è bella o meno, ma sicuramente arricchirà questo momento storico di questo canale. Perché, raga, dal 12 di ottobre fino al 3 di novembre sta succedendo qualcosa di strano. L'ho saputo tramite le mie ninja spia Jazz Combat, quelli del web. Mi hanno detto: Joe, sta attento perché abbiamo scoperto che un membro strano, una specie di hacker numero 66 del Project Zorgo, ha aperto un portale vicino ai boschi di casa tua. Un portale che rimarrà aperto dal 12 al 3 di novembre. E da quel portale, ragazzi, usciranno un sacco di strani mostri che ci tempesteranno tutto il periodo di Halloween, raga. E ovviamente verranno a dar fastidio a noi. E noi andremo a scoprirli. Qual è il problema, raga? Siamo qui per cercarli. Veramente, sono straemozionato di questa cosa e non vedo l'ora di capire che cosa succederà. Ma ora lasciate che vi spieghi la prima cosa di questa giornata, ragazzi, perché mi hanno detto che è già spawnato un primo strano mostro. Non sappiamo ancora il nome, lo scopriremo tra poco. Mi hanno detto che è un uomo con una testa di zucca e uno scettro con una zucca, un qualcosa di inquietante che appare in mezzo ai campi e che è alla ricerca di prede da prendere, cioè esseri umani come noi, carichi di anime. Si vuole impossessare della nostra anima e portarci via con lui nelle tenebre di Halloween. Ragazzi, non lo so se questa cosa sarà vera, ma mi hanno detto appunto che è stato già avvistato da stanotte e anche in tarda mattinata lo hanno visto, ed è proprio adiacente casa mia. Cioè, incredibile, è proprio vicino a casa mia. Quindi, raga, cosa faccio? Stamattina mi sono organizzato insieme a Sil. Ho detto: io faccio volare il drone e tu nel frattempo, mentre io faccio volare il drone, andrai da sola mezzo al bosco a cercarlo. Che cosa state dicendo? No, ragazzi, Sil se la cava da sola. Lei è una vera ninja Jazz Combat, è veramente una che fa arti marziali. Lei non ha paura di niente, quindi da sola se la caverà benissimo. Infatti il suo video uscirà domani sul suo canale Sil Play. Andatelo a vedere, alle ore 18 di domani uscirà il suo video dove andrà a cercare sempre questa creatura. Credo che lo farà face to face, quindi lei forse lo affronterà, non lo so, sempre se lo troverà. Ma prima di farlo devo capirlo io questa cosa, e quindi io andrò a cercarlo con il drone. Il drone è già lì pronto, ma siccome ho detto che è vicino casa mia, io oggi non scenderò nemmeno di casa. Sì, perché proprio ieri ho installato una nuova app sul mio PC, ed è un'app collegata con la DJI. La DJI è la marca del mio drone, il Mavic Pro Platinum, ed è gestito da questo radiocomando. Questo radiocomando, un po' vecchiotto ma funziona a grande e di altissima tecnologia, ho scoperto che è possibile collegarlo con un'app del PC. Quindi io ho installato l'app della DJI nel PC e comanderò ora il drone direttamente, comodamente, dalla mia postazione di gaming. Lo gestirò da là, sarà una cosa fighissima, è la prima volta che lo provo, quindi non so se riuscirò a manovrarlo molto bene, perché non usando questo direttamente sarà magari un po' complesso. Lo userò con i tasti del PC, sarà una figata, ma ci voglio provare. Ma ora ragazzi, vado a posizionare giù nel mio cortile il drone per farlo volare e andiamo a cercare subito questa strana creatura. Vi ricordo come sempre ragazzi, guardatevi attorno, se vedete qualcosa di strano me lo segnalate nei commenti qua sotto, e mi raccomando raga, like, perché ho bisogno veramente del vostro like per supportarmi in questo momento difficile. Andiamo a cercare questa strana creatura ragazzi, let's go. Raga, allora il drone è partito, io lo sto gestendo dalla tastiera. Per me allora è un impiccio, ve lo dico chiaro, perché non riesco a gestirlo come se fosse nella normalità, col radiocomando. Faccio un po' di difficoltà con i tasti, però in qualche modo cerco di... Allora, avanti, ok, AV, SD, ok, poi col mouse puoi... muovere, ok, dove guardi. Qua puoi muovere la telecamera, qua vai su, alright. Raga, è una complicazione, vabbè, è un test che sto facendo, è la prima volta che lo faccio, quindi sicuramente chiedo scusa se vedrete un po' di, come si può dire, tra virgolette, incapacità nel gestirlo, ma è la prima volta che lo gestisco dal PC, quindi per me è una novità. Però dai, posso farcela. Cominciamo a guardare in questo posto, raga, è molto molto strano. Questa è una piccola... cos'era? Ragazzi, ho visto un uccellaccio gigantissimo uscire da quegli alberi, raga. Allora, stiamo cercando una specie di uomo. Mi hanno detto che è vestito di nero con
la testa da zucca. Non lo so se si tratta, appunto, come detto prima, di un hacker o di un maledetto o veramente di uno spirito della natura cattivo, non lo so, una malvagità, non ho idea, raga. So solo che, giuro, lo devo cercare, devo essere sicuro che ci sia. E nel frattempo, come vi ho detto prima, Sil si sta incamminando a piedi verso il bosco per andarla a cercare, quindi poi vedremo il suo video domani, sono stracurioso. Ovviamente se io troverò qualcosa la chiamerò per telefono e le dirò che ho trovato degli indizi per farglielo cercare più facilmente. Comunque, raga, aiutatemi se vedete qualcosa, sapete che io sono daltonico, magari qualcosa non la vedo e quindi potrebbe sfuggirmi agli occhi. Allora, davanti a sti alberi, oh Gio, aspetta, guardiamo bene i tasti perché faccio fatica. Allora, qua vado indietro, ok, prima vado a sbattere contro l'albero. Ok, raga, allora lagga un pochino, è normale perché comunque c'è l'app e quindi non è la stessa cosa che pilotarlo dal vivo. Ho anche leggermente l'immagine un po' sfocata, dovrei mettere un po' a fuoco, non so che tasto schiacciare per metterlo a fuoco. Comunque, raga, allora, qua in mezzo ai campi dove mi è stato segnalato, nel punto che mi è stato detto, io non vedo ancora nulla, non ho visto ancora nulla, lì c'è la fabbrica, non lo so, ma lui, essendo appunto questo strano tizio, mi hanno detto che dovrebbe spawnare proprio in mezzo alla natura. Se è una zucca, dovrebbe essere qua in mezzo. Guardiamo vicino a questi alberi, magari è nascosto dietro a questi cespugli, raga. Oddio, veramente sono straemozionato, non so voi, ma io ogni volta che faccio i voli col drone per cercare strane creature che sono state sperimentate dal Project Zorgo, veramente mi viene un'emozione a mille. C'ho sempre la pelle d'oca, guardate, ho il braccio con la pelle d'oca perché sono straemozionato. Vediamo se vediamo qualcosa, di riusciamo a localizzare qui qualcosa. Allora, sono riuscito un po' a mettere a fuoco, si è messa a fuoco con l'autofocus e questa cosa già mi fa piacere perché almeno vediamo un po' meglio. Allora, qua abbiamo degli alberi bellissimi, ok, ma non vediamo nulla di arancione, nulla di strano. Raga, dovremmo trovare una zucca, cioè praticamente una zucca, uno con la testa di zucca. Deve essere spaventoso una roba del genere. Cioè, voi ve lo immaginate trovarlo faccia a faccia, un tipo così, cioè con la testa di zucca nel cuore della notte magari? Oddio, deve essere spaventoso. Ah, e poi, se non ho capito mai male dalla mail che mi ha mandato questo mio amico ninja Jazz Combat, che lavora per noi sul web, mi ha detto: guarda che forse, se non sbaglio, dovrebbe avere in mano uno scettro con la testa di zucca. Cioè, qualcosa di veramente incredibile. Non lo so, vedremo se lo troviamo. Allora, qua non c'è. Raga, eccolo! Oddio! Esiste, sul serio, ragazzi! Guardatelo! Guardate in fondo, c'è anche un trattore che si è fermato a guardare la scena, ragazzi! Forse le macchine che stanno passando anche loro sono incredule! Esiste, guardatelo! Oddio, ma mi sembra un omino dell'ego! Oddio, da lontano sembrava... What? Cos'è successo, raga? No! Mi ha laggato! No, raga! Dove è finito? No, raga! Non so se è una cosa crash... Eccolo! L'ho ripreso, raga! Ma cosa è successo? Non capisco cosa è successo al drone! Eccolo di nuovo! Ma ragazzi, ma è impressionante! Ha la testa di zucca, le orecchie da cane, ha in testa i ciuffi verdi e in mano uno scettro con la zucca, sì, è vero! Ragazzi, però guardate una cosa, è vestito di nero come un hacker! Aspetta! E ha i guanti gialli! Raga, Project Zorgo 2.0 tutta la vita! Scrivetelo qua sotto anche voi se secondo voi è così! Scrivete hashtag Project Zorgo 2.0 se per voi è così, raga! Secondo me sì! Cosa fa? Non mi devo avvicinare, voglio vederlo da vicino, raga! Ma quanto è alto? Raga, ma è alto 2,5 metri! Oddio! Oddio, vuole abbattere il drone come... Ragazzi, faccio fatica a tornare indietro coi tasti! No! Aspettate! Come si fa? Aspetta a girarlo, ragazzi! Sono emozionato, mi tremano le mani e faccio le cose sbagliate! Aspettate! Eccolo, di nuovo, eccolo qui! Oddio, ma perché? Raga, sbaglio tasto, maledetto! Oddio, cosa vuol fare questo, raga? Vorrebbe ovviamente abbattere il drone! Aspetta, sono sceso troppo di quota, raga! Rischio di farmelo abbattere! No, no, aspetta! Torna su, Joe, sveglia! Madonna, no! Oh, questo me lo abbatte! Torna su! No! Torna! Giù, su! Raga, faccio tornare il drone indietro, ho paura, raga, perché giuro, ho paura che qua succeda qualcosa di strano. Non sono abituato con questi tasti della tastiera, è meglio usare il radiocomando. Comunque, raga, assurdo, esiste, c'è, devo trovare il modo per avvisare Sil e dirgli che esiste veramente. Raga, avete visto cosa è successo? Incredibile, l'ho beccato, è un tipo molto strano, c'ha questa testa da zucca, ma sotto questa strana testa di zucca non so se si nasconde un mostro o un hacker. Secondo me è un hacker, vedendolo dalla felpa e dai pantaloni penso di aver capito che tipo di hacker è.
Se voi sapete quale numero di hacker è, mettetelo nei commenti, perché raga, mi aiuterete molto nelle indagini. Secondo me è Hack67, ma magari mi sbaglio. Ve lo ricordate quello del bus? Bus67, quello che andava nelle fermate dell'autobus? Mi sembra lui dalla fisionomia, però magari mi sbaglio. Oppure sotto di esso si nasconde veramente uno spirito maledetto di Halloween, un mostro che esce dalle tenebre? Non lo so, ma lo scopriremo nel prossimo video. Mi raccomando, domani c'è il video di Silla, andatela a vedere, perché lei andrà face to face a cercarlo, quindi forse sarà una battaglia. L'aiuterò anch'io, perché ovviamente adesso gli dirò che l'ho beccato e l'ho localizzato e le faciliterò tutte le operazioni di ricerca. Ma noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Mi raccomando, like, iscrizione e alla prossima. Ciao da Joe!